Dopo le numerose polemiche scatenate dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, giudicata da molti cattolici come blasfema e offensiva nei confronti dei simboli cristiani, anche la cerimonia di chiusura sta sollevando accese discussioni. Diversi spettatori e gruppi religiosi hanno infatti interpretato i simboli e le immagini presentate durante l'evento come rappresentazioni demoniache, alimentando il dibattito su ciò che queste manifestazioni artistiche intendessero realmente comunicare. Mentre gli organizzatori difendono la cerimonia come un'espressione simbolica e culturale, le accuse di satanismo e la percezione di un attacco alla fede cristiana continuano a crescere, lasciando un segno controverso su questo evento globale. L'evento, trasmesso su scala globale, è stato caratterizzato da una serie di rappresentazioni visive che hanno scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico. In particolare, i simboli presenti durante la cerimonia sono stati oggetto di critiche da parte di gruppi cristiani, che li hanno percepiti come offensivi e provocatori. Gli organizzatori dell'evento, d'altro canto, hanno respinto queste accuse, affermando che si trattava di una cerimonia profondamente simbolica e che le interpretazioni negative erano frutto di un'eccessiva sensibilità religiosa. Tuttavia, nonostante le spiegazioni fornite, molti continuano a vedere in queste rappresentazioni una sorta di glorificazione di temi oscuri, alimentando ulteriormente il dibattito su ciò che l'evento realmente rappresentava. Uno degli elementi più controversi della cerimonia è stato l'uso di una statua di un angelo senza testa e senza braccia, un'opera d'arte esposta al Louvre, conosciuta come Nike di Samotracia, una rappresentazione della dea greca della vittoria. Sebbene la statua sia un noto pezzo dell'antichità, la sua presenza durante la cerimonia ha sollevato dubbi e critiche. Alcuni spettatori hanno visto in questa figura mutilata un simbolo di decadenza spirituale, interpretandola come un'immagine volutamente provocatoria e potenzialmente blasfema. A complicare ulteriormente l'interpretazione è stata la presenza di una figura dorata, chiamata Golden Voyager, che ha danzato attorno alla statua. Questa figura, associata dagli organizzatori al genio della Bastiglia, ha suscitato speculazioni sul suo significato. Mentre alcuni l'hanno collegata a Lucifero, altri hanno visto in essa un simbolo del potere pagano e della ribellione contro il cristianesimo, richiamando alla mente la rivoluzione francese e il suo impatto sulla religione. Nonostante le spiegazioni ufficiali, l'associazione 3A a questi elementi visivi e tematiche anticristiane è stata forte, soprattutto per coloro che conoscono il contesto storico e religioso della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese non è solo ricordata per aver abbattuto la monarchia, ma anche per aver perseguitato la Chiesa cattolica, con episodi di violenza contro il clero e la profanazione di luoghi sacri. Questo contesto storico ha amplificato le reazioni alla cerimonia, in cui alcuni hanno letto un chiaro segnale di disprezzo per il cristianesimo, attraverso simboli che rimandano a un periodo di intensa lotta contro l'influenza della religione nella società. Questo richiamo alla rivoluzione ha fatto riflettere molti su come la Francia moderna gestisca l'eredità di quel periodo. La presenza del genio della Bastiglia nella cerimonia può essere vista come un atto di rivendicazione della laicità e dei valori repubblicani che hanno plasmato la nazione dopo la caduta della monarchia. Tuttavia, per coloro che vedono la rivoluzione come un attacco alla fede cristiana, la scelta di includere tali simboli in un evento globale come le Olimpiadi ha assunto un significato provocatorio, interpretato come un ulteriore segno di disprezzo per il patrimonio religioso del paese. Un altro elemento chiave della cerimonia che ha destato preoccupazione è stato l'uso di immagini e coreografie che sembrano richiamare simboli dell'occulto e del satanismo.
In particolare, la discesa del Golden Voyager dall'alto e la sua interazione con figure oscure e ombrose ha alimentato l'interpretazione che la cerimonia non fosse solo una celebrazione culturale, ma anche una rappresentazione simbolica di forze demoniache. Alcuni osservatori hanno notato similitudini con iconografie occulte, come la posizione del Golden Voyager, che ricordava l'immagine dell'appeso nei tarocchi, una carta spesso associata a temi di sacrificio e trasformazione. Queste osservazioni hanno spinto molti a interrogarsi su quale fosse il vero significato della cerimonia. Se da un lato Gili e gli organizzatori hanno insistito sul fatto che la rappresentazione fosse ispirata alla storia e alla mitologia, dall'altro il pubblico cristiano ha visto in questi simboli un chiaro tentativo di glorificare il male e di ridicolizzare la fede. La presenza di figure avvolte nell'oscurità che circondano il Golden Voyager mentre ascende verso un simbolo circolare ha ulteriormente rafforzato l'idea di una narrativa che esalta la caduta e la ribellione, concetti spesso associati a Lucifero nella tradizione cristiana. Questo tipo di interpretazione è stato supportato anche dal fatto che la cerimonia è stata accompagnata da una colonna sonora scelta appositamente, con brani di artisti noti per il loro uso di simbolismo oscuro nelle loro opere. L'atmosfera generale della cerimonia, caratterizzata da un uso predominante di luci soffuse, ombre e fumo, ha contribuito a creare un ambiente che molti hanno trovato inquietante e disturbante. Le polemiche sorte attorno alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi evidenziano un problema più ampio: la crescente tensione tra la cultura secolare contemporanea e le tradizioni religiose. Mentre molti hanno difeso la cerimonia come un'espressione artistica libera da condizionamenti religiosi, altri hanno visto in essa un attacco deliberato ai simboli cristiani e un segnale di come la società moderna stia allontanandosi dalle sue radici spirituali. Questa tensione si riflette anche nel modo in cui gli spettatori hanno interpretato la cerimonia. Per alcuni, l'evento rappresenta una forma di arte provocatoria che sfida le convenzioni e stimola il dibattito. Per altri, però, la cerimonia ha superato i limiti del rispetto, utilizzando simboli che non solo offendono le sensibilità religiose, ma che richiamano intenzionalmente tematiche oscure e demoniache. In particolare, l'immagine del Golden Voyager, percepita da molti come un simbolo luciferino, e la presenza della statua dell'angelo decapitato hanno amplificato queste preoccupazioni. La reazione a questi simboli non si è limitata al pubblico, ma ha coinvolto anche diverse figure religiose e commentatori che hanno espresso pubblicamente il loro disappunto. Alcuni leader cristiani hanno denunciato l'evento come una manifestazione di un disprezzo crescente per il cristianesimo nella cultura popolare, sostenendo che l'uso di immagini sacrileghe in un contesto così visibile e globale è un segnale preoccupante di una tendenza più ampia. Altri hanno invitato a riflettere su come l'arte e la cultura possano involontariamente o deliberatamente trasmettere messaggi che minano i valori spirituali. Inoltre, il modo in cui i media hanno trattato la controversia ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla situazione. Molti media mainstream hanno ridotto le preoccupazioni espresse dai cristiani a semplici reazioni esagerate, alimentando la percezione che la cultura dominante non prenda sul serio le questioni legate alla fede. Questo ha contribuito ad aumentare il senso di alienazione che alcuni gruppi religiosi provano nei confronti della società contemporanea, rafforzando l'idea che esista una spaccatura crescente tra il mondo secolare e quello religioso. Cosa ne pensate? Se ti è piaciuto il video, commenta Amen. Che Dio ti benedica!